Oggi spieghiamo Path of Civilization, uno dei giochi che abbiamo portato a casa dallo Spiel. E sarà un brevissimo tutorial in cui vi spieghiamo un po' le fasi di gioco. E voi, se non capite qualcosa, mi fate le domande, chiaro? Sì, signore. Bravissimi, bravissimi. Beh, allora, il gioco ci aiuta molto perché nella parte sottostante delle planche di gioco, ovviamente abbiamo Romani, Maya, Egizi, Cina e chi saranno questi? Secondo me sono i O gli cartaginesi. Assiri, non lo so. Ok. Lo Assiri, scopriremo. Sì, sicuramente Assiri. Assiri, sì. Bene, cosa facciamo? Ecco, la plancia qua sotto ci aiuta molto a vedere le sei fasi di gioco di ogni turno. Ci saranno 9 turni di gioco, alla fine dei quali avremo degli eventi da affrontare. Nella prima fase noi abbiamo queste carte che rappresentano i nostri avanzamenti nelle varie caratteristiche della nostra civiltà, che sono rappresentate da questa plancia laterale. E noi dovremo scartare una di queste e le altre verranno posizionate nelle varie zone della nostra plancia, perché andranno a darci un boost nelle fasi successive. Nella seconda fase noi andiamo a raccogliere tutte le risorse che ci arrivano dal lato B della nostra plancia. Ecco, in questo caso la nostra tecnologia è così bassa all'inizio della nostra civiltà che non raccogliamo assolutamente nulla. Però se potessimo farlo, raccoglieremo questi cubetti qua che andiamo a posizionare nelle zone relative allo sviluppo, ad esempio, tecnologico per andare a conquistare le meraviglie, oppure la parte di filosofia per avanzare nel rispettivo tracciato, oppure qui per raccogliere i leader che all'inizio della partita ancora non ci sono, oppure per scrivere la storia della nostra civiltà che ci darà punti di vittoria alla fine della partita. Fase B, come dicevo, raccogliamo queste parti qui. Fase C, andiamo ad avanzare o nella parte del tracciato della filosofia, se abbiamo raccolto sufficienti cubetti in questo caso per fare uno step successivo, oppure andiamo a comprare meraviglie o leader se abbiamo sufficienti cubetti in queste aree, come dicevo prima. Ecco, qui la cosa carina è che qui ci sfideremo, nel senso che se entrambi vogliamo la stessa meraviglia, discrimina e la priorità della civiltà che è diversa per ognuno. Ad esempio, qui ovviamente per i romani l'aspetto militare è principale, e ad esempio invece per gli assiri l'aspetto della ricerca, diciamo, è invece la cosa principale. Quindi se la tecnologia premia la ricerca, ovviamente andranno avanti gli assiri e i romani dovranno spostarsi. Viceversa sarà così. In sostanza, ad esempio, se io ho avuto 2 cubetti qua, qui spendo 2 cubetti e li metto qua. Alla stessa maniera, se l'impero assiro si piazza qui, cosa succede? Noi andiamo a vedere l'aspetto tecnologico, ovvero della rondella. Beh, gli assiri qui lo mettono in fondo, mentre i romani sono al terzo posto. È chiaro che allora gli assiri dovranno spostare i propri cubetti su un'altra meraviglia. E Ok. questo vale sia per questo che per il leader. A quello che non prendo sposto i cubetti. Sì, devi, sei obbligato. Fatto questo, andiamo a raccogliere le risorse del lato destro, cioè queste tonde, e rispettivamente andremo ad avanzare su le risorse in questi 5 settori. Quindi, ad esempio, in questo caso io avanzerei nella parte religiosa e nella parte di ricerca tecnologica. Così facendo, cosa succede? Nella fase successiva io ho risorse per poter andare a comprare una nuova tecnologia. In questo caso, avendo solo un punto, potrei comprarmi o l'adorazione, il worship, oppure la masonry in questo caso. Come vedete, qui cominciano già a esserci risorse aggiuntive in entrambi i lati. E in questo caso potrei prendermi ad esempio la masonry. Okay, la porto a casa e la vado a posizionare qui. Scalo ovviamente la mia risorsa, la riporto a zero. Cosa particolare? Allora, potete comprare più volte la stessa tecnologia e se volete potete saltare direttamente all'ultima senza avere quelle intermedie. Il costo della tecnologia, qual è? Il costo Ricordamelo. della tecnologia è scritto in alto a sinistra, qui in questo caso 10 risorse. Ok.
Mamma mia, però c'è i robot. Sì. E nell'ultima fase andremo ad affrontare l'evento di fine turno, che può essere un evento o militare, quelli rossi, o quelli gialli sono eventi che permettono lo sviluppo della civiltà, e se si hanno determinate caratteristiche. Detto questo, cosa succede all'inizio del turno successivo? Beh, si raccolgono nuovamente le 5 carte, e di queste 5 carte si andrà a scartare una di queste. Ovviamente di solito non si scarta quella appena comprata, perché ovviamente comincerà a dare bonus, in questo caso anche dal lato B, per la prossima, per il prossimo turno. Ecco, questo in sostanza è il gioco, dura 9 turni e l'ultimo turno, come vedete, ha due fasi, sia la fase A che la fase B, che darà quindi sia possibilità di sviluppo delle civiltà sia la parte militare da affrontare. Ma ci spieghi? Allora, la carta militare deve sempre raffrontarsi con la situazione dell'avanzamento militare di questo tracciato, ovvero in base al fatto se noi siamo avanti o meno. Beh, intanto dobbiamo superare questo valore di 2 che è rappresentato dall'omino. E poi qui, in base alla nostra graduatoria, andremo a ricevere i bonus relativi. La guerra, cioè io perché c'ho un cubetto nella guerra? Perché questa è già una truppa militare che ti vale 2 pugnetti in questo caso, okay. 2 combattimento. La posso consumare quando c'è la guerra? Nella fase in cui hai l'evento guerra, avanzerai in base a il tuo status più i cubetti che vanno a posizionarsi oltre, e quindi avanzerai fino a... Ah, sono obbligato a usarli comunque. Sono obbligato a usarli. Sì, li spenderai. Ok. Invece in quest'altra fase andiamo a soddisfare delle condizioni. Ad esempio, in questo caso, se la nostra fase di ricerca più i nostri cubetti che abbiamo posizionato nella scrittura, la somma dei quali forma X, questa X viene riportata qui, la dividiamo per 2 e ci danno truppe militari in questo caso, ok? Ma sotto la X c'è il simbolo dei punti di vittoria, o sbaglio? Eh? No, sotto la X non c'è il simbolo dei punti di vittoria, quello. Sì, perché ci danno sia punti di vittoria, ma anche... per 2, sì, stavo più che altro spiegando la parte della parte sotto, come veniva interpretata quella X. Ok, la prima carta lì invece? Le prime due non hanno nessun tipo di bonus e ricordano solo la distribuzione del setup iniziale e le azioni che verranno fatte a mano nel turno. E queste carte qui? Queste carte qui sono leader e tecnologie che vengono messe in gioco a mano che i turni avanzano. E questa plancia qui? Questa plancia è la plancia della filosofia. Quando risolvi la richiesta di filosofia puoi avanzare. Avanzando puoi scoprire i bonus che ti dà la filosofia. Molto. Cosa serve mettere la carta qui? La carta qui serve quando tu la acquisti per dimostrare qual è la tecnologia che sta entrando. Ah, non ha effetti... No, non ha effetti immediati. Però hai fatto bene a fare questa domanda, perché l'effetto immediato in fase di acquisto è quello che è riportato sulle parti superiori del vano dove si pesca la carta. Quindi abbiamo un effetto immediato e poi la carta ci darà degli effetti nel turno successivo. Scusa, questa scala qui? Quella scala lì indica il valore della tua popolazione. Infatti, come indicato anche qua sotto, vedete, risorse, sia cubetti sia avanzamenti in questa pila, sono sempre raccolte tutte fino però al massimo che indica la propria popolazione. Ad esempio, se io raccolgo 8 risorse tonde, ma sono a 6 di popolazione, potrò raccoglierne solo 6. Questa cosa qui col fuoco... Questo è il tuo bonus di popolazione all'inizio della partita. Ah, è diverso, per ognuno. Ah, ognuno, qui sì. C'è simmetria. Ok. Un pochino c'è. Okay. La simmetria c'è nella propria priorità come civiltà e nel bonus che ti dà inizialmente. Come devo interpretare questo bonus? Che tu hai già un cubetto nella parte di ricerca delle meraviglie. Quindi puoi mettere questo qua. Che hai disegno di un'esplosione invece? Il mio, siccome io sono un romano, ovviamente sono avanti nella parte militare, parto già da qua. Ah, ok. E lui che ha 2 pergamene, ha 2 cubetti nelle pergamene? Ha 2 cubetti che parte già da qua. Ok. Nella parte di scrittura. Quindi io. Tu hai un punto in filosofia. Quindi ma perché uno solo e loro due? Perché no, tu con un altro punto di filosofia andrai già al primo livello a farti 3 punti a prenderti un bonus, che è tanta roba. Per quanto riguarda la parte filosofia, il primo che entra
nel primo step o nei successivi, svela tutte e due le tessere qua sotto e potrà scegliere quale delle due prendere. Chi arriverà secondo prenderà l'altro, gli altri invece prenderanno solo i punti vittoria a fine partita. Quindi io quando prendo le risorse dal lato B le piazzo qua sopra con i cubetti del mio sì, colore? Esatto, ah, okay. Vengono posizionate nei vari vani. Allora, okay, questi okay. Fanno mettere i cubetti e questo fanno salire gli indicatori che ti permettono, sono la moneta di acquisto delle varie cose. Esatto, tecnologie. Perfettamente. Sono bravo. Bravissimo, grazie, bravissimo. Grazie. Abbiamo finito la prima partita a... Path of Civilization. A posto siamo. E che, come ti è sembrato, Davide? Beh, innanzitutto è durato più di quanto mi aspettassi. Troppo durato. Cioè, mi hai messo un sacco a pensare a un sacco di cose. No, perché c'era il doc. No, era il doc. Il doc è due ore, ecco. Togli due ore del doc. Sembra che abbiamo spiegato che in realtà non è così. No, a me è piaciuto, parecchio. Mi piace un sacco la linea degli obiettivi. Obiettivi che non premiano solo la guerra, anche secondo me, no? Cioè, beh, normalmente nei Civilization... Allora, ti dirò che per una volta vedo la guerra fatta bene in un gioco di civilizzazione. Di solito la guerra la fanno sempre da cani, non capisco come sia possibile. Qui invece è fatta parecchio bene, perché oltre al fatto che te la sviluppi con le tecnologie, hai anche un'area dove metti cubetti e esercito per il turno. Esatto, fai il boost militare. Sì, esatto, più o meno. Sì. E tu, Riva, cosa dici? Ma allora, io l'ho trovato molto godibile. Non è il mio gioco, sai, questi giochi di civilizzazione dove c'hai Marie Curie al capo degli egiziani, Winston Churchill che comanda gli assiri, è un po'. Diciamo che il tema di Gates a Waterloo vogliamo parlare. Esatto, che vince la battaglia di Waterloo. Tu avevi un leader coerente col tuo periodo storico. Io Nicola Copernico. Sì, esatto. Io sono andato a Okinawa con Copernico. Beh, tolto questa piccola chiosa tematica, è molto bello, mi è piaciuto. Cioè, è divertente più che altro, perché il turno è veramente interessante, il fatto che queste 5 carte devi fare la prima scelta, che è quale di queste non uso, e la seconda scelta, che sono ben di più, è quali uso sul lato sinistro che mi daranno dei punti e quali uso sul lato destro che mi genereranno risorse. E in questo costante giro della mano non c'è un deck building, ma c'è questo hand recycling che io ho trovato veramente veramente divertente. Che cosa da fighetti hand recycling. E tu che cosa hai da dire? Il tuo discorpo. Perché scusa? Ah, perché non ha neanche vinto. Non poi. Ha vinto, è per quello. Normalmente beh, sono arrivata a seconda, pensavo di essere ultima. Ti no. È piaciuto? Mi è piaciuto molto, dicevo anche prima. Andando bene. Che quando c'è la competizione sull'acquisto di materiali, tipo le meraviglie o i leader, non hai da litigare su no, l'ho visto prima io oppure che è il primo di turno, come al solito, ma è basato sulle caratteristiche della tua fazione. Mazza, istituzione, no. Fazione, fazione, sì. Ho detto. Sì, le tue priorità della tua culturali. Fazione, per cui in realtà sai già che su una roba, se la prendi tu, non te la potranno rubare, oppure su altre puoi andare a competere, quindi puoi pianificartelo un po' prima, non va a culo. Okay. Quello mi è piaciuto. Però, secondo me, ora ho avuto un'epifania. Hai fame. Fate questo. Secondo me avere più in alto la filosofia preme di più, o la guerra preme di più di altre cose, perché l'ingranaggio ti prende solo con i leader e le meraviglie che hanno l'ingranaggio disegnato. La filosofia e la guerra ti premono, oltre che nelle meraviglie e i leader che hanno quei simboli, anche nella no, nella guerra no. Però qui la corsa della filosofia sì, avanzava prima chi era messo più che sì, era sì, però alla fine il bonus è risibile, alla fine è una risorsa. Io una... voglio comunque quel bonus. Hai vinto, che cosa fai? Sta rosicando per nulla. Sta rosicando che ha vinto, ma non è abbastanza. Sono abituato a rosicare a prescindere. Lo sai perché? Perché non hai ancora cenato. Può essere una ragione, sono 10 minuti. Forse rosica il tavolo. Hai capito perché abbiamo perso tempo? Abbiamo perso tempo per questa situazione qua. Quindi Doc, io e te che l'abbiamo provato allo spiel, ci abbiamo visto a lungo. Direi che possiamo confermare le nostre impressioni. Anzi, voglio anche... Voglio aggiungere che ho provato anche il gioco in solitario, che è totalmente customizzabile a livello di difficoltà, perché ci sono queste quattro carte. Versione Nightmare anche, tipo. No, ci sono queste quattro carte che vengono disposte per far proseguire gli avanzamenti della civiltà fantoccio con cui ti sfidi, e hanno... Queste quattro hanno tutti tre livelli, quindi hai il livello bronzo, il livello argento e il livello oro. Loro ti danno una combinazione di questi livelli per iniziare il livello normale o facile, e poi a mano che tu cambi l'oro, il bronzo con l'argento e l'argento con l'oro, le cose diventano sempre più difficili.
E quindi uno si regola proprio la sfida che desidera affrontare. Io avevo l'impressione che fosse un po' troppo lineare, dato che le tecnologie che fai alla fine sono queste 20 qua. Sì. Là, com'è la rigiocabilità con le carte delle, dei turni e i leader? E le... Allora, là cambia tantissimo, perché volendo non hai mai una partita uguale all'altra con i punteggi di fine, fine turno. Là cambia veramente tanto. E ecco, bisogna capire di quanto invece cambiano le carte, perché la logica è più o meno quella, però diciamo che gli eventi sopra quelli possono cambiare abbastanza. Leader e Wonders, quanti ne abbiamo visti in questa partita? Tutti? No, ma che? No, no, ne avete visto un po' di un mazzetto. Okay. E questo che dicevi che era l'eleganza? No, perché è tutto molto pulito sia nella fase del turno, ma anche nella fase di derimere le parità. Fai molto presto e sai già che se una meraviglia, uno è molto più avanti a livello tecnologico, ha quella priorità culturale, è inutile che ci punti. Ma le dice, è un gioco di collezionamento 7? Sì. Sì, certo, come no. Cioè, voglio dire, io sono riuscito a collezionare 18 despotismi e 20 monarchie. Cioè, avessi i punti tipo nel poker. Ho fatto full. Ho fatto full di despotismi. Mio Dio.